Ciao manutentori e bentornati nel mio garage, io sono Stefano. Oggi parliamo di nuovo di avvitatore di impulsi e in particolare di un altro modello di Top Shack venduto dal sito Banggood. Vi ho già provato altri due modelli, il TSPV1 e il TSPV2, e qui avete il TSPV2, infatti. Oggi proviamo il TSPV3, il top di gamma. Dovrebbe essere un discreto mostriciattolo. Dichiara 550 Nm di coppia di serraggio massima. Quindi una bella cifra, sicuramente superiore a quella dei due fratelli che dichiaravano entrambi attorno ai 320 Nm, ma che ho visto il TSPV1 in realtà non essere poi così performante, soprattutto su lavori pesanti. È molto pratico con tante frecce al suo arco, ma per certi lavori potrebbe non essere adatto. Per esempio, non è riuscito a svitare le ruote della mia auto, i bulloni delle ruote della mia auto, nonostante fossero serrati solo a 110 Nm, ma erano stati serrati 6 mesi prima e c'è tutto un discorso sull'attrito della testa conica sul cerchio in lega. L'ho già fatto nel video che vi invito a vedere, ve lo metto qua. Dopodiché ho provato il TSPV2 che invece ha molta più birra. E se la gioca con il famosissimo verdone della Parkside, vale a dire questo, che è stato mitizzato da molti, ma che io posseggo ormai da qualche anno, e mi ha un paio di volte lasciato, diciamo, a piedi, nel senso che non è riuscito a svitare i bulloni della mia auto, così come il TSPV1. Mentre il TSPV2 ci è riuscito dove questo non riusciva. Possono anche essere dei casi sfortunati in cui la testa del dado del bullone ha grippato con il cerchio in lega e quindi serve una forza estremamente superiore rispetto a quella che abbiamo utilizzato per chiuderli. Se poi invece avete portato l'auto dal gommista e li ha chiusi a vita persa con la pistola pneumatica, è probabile che questo e neanche il TSPV2 ce la facciano, mentre il TSPV3 ha qualche speranza in più. Andiamo a vederlo, ma prima sigla. Le scatole dei due utensili sono praticamente identiche, quello che cambia chiaramente poi è il contenuto. Arrivano entrambi con una valigetta esteticamente identica, fuori sulla scatola c'è scritto semplicemente TSPV3 Impact Electric Wrench e ci dice che ha 550 Nm di coppia di serraggio e una massima velocità di 2200 giri al minuto. Questo lascia un po' il tempo che trova, quello che invece ci interessa sono le prove pratiche. Tolgo la scatola bianca perché sennò mi falsa l'esposizione e andiamo ad aprire il nostro TSPV3. Però tiro fuori dalla valigetta anche il TSPV2, così possiamo fare un confronto diretto. La valigetta, come vedete, è identica e facciamo la stessa cosa che ho fatto col TSPV2 nel valutarne la resistenza e resiste alle martellate, quindi possiamo confidare che protegga bene il nostro attrezzo dagli urti e altre cose del genere. Il sistema di apertura è abbastanza robusto, non particolarmente, ma comunque la valigetta ha un'apertura a deformazione, non ha delle vere cerniere, quindi col tempo potrebbe tendere a creparsi. D'altronde sono attrezzi che costano anche poco. Libretto di istruzioni anche in italiano, spiegato abbastanza bene. E dentro c'è il nostro bestione, che è comunque più piccolo e leggermente più leggero rispetto al Parkside, ma in ogni caso una mole abbastanza abbondante. Andiamo a vedere la differenza con il modello inferiore e vedete già che le proporzioni sono diverse. Sembrano, diciamo, questo sembra la copia lievitata di questo, ma peso e dimensioni sono notevolmente diverse. Che cosa c'è nella valigetta? A parte un sacco di plastica che farebbero bene i signori di Banggood a iniziare a utilizzare un po' meno plastica. Comunque va bene, dai, queste sono cose che
che non cambiano la sostanza dell'attrezzo, ma cambierebbero un po' l'impatto ambientale. Quindi all'interno abbiamo, oltre all'apparecchio, un caricabatterie di dimensioni normali, a differenza di quello che c'è col TSPV1 e con tanti altri attrezzi cinesi, che ha semplicemente un filo che si va ad attaccare in un foro della batteria, che è presente anche in queste batterie, ma non è utilizzato. Batteria 4000 mAh, quindi una 4 A, 21 volt, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che ci sono produttori che dichiarano 18 volt, che è la tensione nominale della batteria, altri che dichiarano 20 volt, qui addirittura è 21 volt, facciamo i fighi. Sono sempre batterie da 18 volt e lo andiamo subito a verificare. Ecco qua, 20,39. Adesso la batteria è quasi completamente carica, nel senso che l'ho caricata qualche giorno fa e poi adesso è il freddo, ma comunque indica 20,38 volt, che è la piena carica, quindi un 20 volt abbondanti. A 21 volt ci arriva proprio appena stacchiamo il caricabatterie, ma proprio in quel momento, dopodiché inizia a scendere. Appena utilizziamo la batteria, si stabilizzerà la tensione attorno ai 18 volt e mezzo. Quindi tenete conto che dove leggete 20-21 volt sono sempre delle 18 volt nominali. Dentro ci sono in questo caso 10 elementi da 3,6 volt o 3,7, cambia poco. In questo caso sono 3,7. L'ho aperta, ho verificato che è davvero una 4 ampere ora. È vero che sono 4 ampere ora. E sono collegati a due in parallelo per ottenere, appunto, sono 2 ampere ora ciascuno collegati in parallelo per ottenere 4 ampere ora, e poi in serie per arrivare ai 18 volt. La batteria è una compatibile Makita, infatti questa è un'altra compatibile Makita, e vediamo che possiamo utilizzare le batterie Makita sul nostro TSPV3. Purtroppo non avviene il contrario, perché le batterie Makita hanno questo connettore giallo che le batterie Top Shack non hanno, e quindi queste non entrano nei trapani Makita, e anche se entrano non comunicano con il trapano non funziona. Se invece, come in questo caso, abbiamo un clone Makita acquistato, in questo caso su Wish, vabbè, cambia poco, possiamo montare tranquillamente la batteria Top Shack e il trapano funziona. Quindi, ricapitolando, sì Makita su Top Shack, no Top Shack su Makita originale, mentre su tutti i cloni Makita potete utilizzarle tranquillamente. Questo perché i cloni Makita hanno due contatti e leggono la tensione direttamente da questi due contatti. I Makita originali hanno un terzo contatto, e che non è presente nelle batterie Top Shack, e quindi il Makita non va a leggere la tensione effettiva, pensa che la batteria sia scarica sostanzialmente. La batteria non ha indicatore di carica incorporato, ma l'indicatore di carica è presente sull'apparecchio. Una volta che l'andiamo a inserire e premiamo leggermente il tasto d'accensione, lui ci indica la velocità impostata qui in questo piccolo display e ci indica per un po' lo stato di carica della batteria. Guardate, si accende, dopo qualche secondo si spegne. Se vogliamo andare a regolare la velocità, premiamo questo tasto e abbiamo tre velocità e tre coppie di conseguenza impostabili. La terza corrisponde ai 550 Nm. Le altre non è dichiarato a quanto corrispondono, ma sono chiaramente dei valori intermedi. Osserviamo un po' il nostro apparecchio, è estremamente robusto, di una plastica molto robusta, qui davanti è tutto in alluminio e ha chiaramente un attacco da mezzo pollice quadro per utilizzare appunto bussole da mezzo pollice. Possono essere utilizzate semplicemente a pressione così, oppure sfruttando questo foro di sicurezza. Infatti, una delle bussole che viene fornita in dotazione, che è quella da 22 mm, ha questo sistema, che è un sistema diffuso generalmente anche a livello professionale, c'è questa guarnizione che tiene un perno. Spostiamo la guarnizione. Inseriamo la bussola in maniera che il foro sulla bussola e il foro sul
mandrino vadano a corrispondere, infiliamo il perno e riportiamo in sede la guarnizione. In questo modo la bussola non uscirà mai più. Le altre due in dotazione sono fatte in maniera leggermente diversa e sono una da 17 e una da 19 mm. Sono in cromo vanadio, acciaio al cromo vanadio. Quindi confido che gli abbiano fatto un trattamento termico adeguato a fargli reggere i 550 Nm, perché questa, per esempio, che era in dotazione con il Parkside, non so se riesco a farvelo vedere, qui si è crepata utilizzando l'avvitatore ad impulsi. Ho posto la domanda sui gruppi Facebook, mi hanno detto difettosa, non lo so. Fatto sta che le bussole al cromo vanadio non sarebbero del tutto adatte ad utilizzarle con avvitatore di impulsi ad impatto di grossa potenza. Per quelli servirebbero le bussole al cromo molibdeno, come per esempio queste, che sono sempre della Parkside, ma sono di qualità notevolmente superiore. E oltre ad avere questo rivestimento antigraffio per i cerchioni, sono in acciaio al cromo molibdeno, quindi un'altra qualità. Se non vi fidate neanche di queste della Parkside, che tra l'altro sono reperibili poche volte l'anno nei Lidl, ad un prezzo che l'ultima volta andava poco sopra i 10 euro, vi lascio poi dei link in descrizione per acquistare delle bussole serie al cromo molibdeno. Così siete tranquilli che non si rompano. Dicevamo, sulle bussole in dotazione, non mi spiego tanto la presenza di una bussola da 22 mm, che è poco utilizzata in realtà in ambito automobilistico, più utilizzata sicuramente in ambito meccanico. Però, se avete un'auto con i bulloni da 21, dovete procurarvi un'altra bussola. In ogni caso, togliamo la bussola col perno. Le altre bussole in dotazione, così come quella, la potete utilizzare anche semplicemente ad incastro. Ecco, vedete che i riscontri sono molto stretti. Infatti loro nelle istruzioni vi dicono se non entra a mano battete un po', ma questo l'ho trovato scritto anche per esempio su un avvitatore Makita della stessa natura, diciamo un grosso Makita che arriverà sul canale prossimamente. Dicono se non entra bene battete, ok, battiamo e lei entra. Poi per toglierla ci vorrà la mano di Dio, no, neanche, pensavo peggio. Infatti vedete, dopo la prima volta entra più facilmente, questo semplicemente perché è verniciata. Quindi nel momento in cui andiamo a grattare col primo inserimento la vernice all'interno, basta, a quel punto non ci sarà più problema. Entrerà ed uscirà tranquillamente. Ma quello che a noi interessa non è tanto star qui a chiacchierare, ma andare a vedere che prestazioni ha questo apparecchio. Quello che interessa a me oggi è confrontare il solito Parkside, che è un po' il mostro sacro per molti hobbisti che pensano che sia il massimo disponibile, e il nostro Top Shack. La fascia di prezzo è quella. Questo lo trovate molto spesso ad un prezzo attorno ai 60 euro, che è esattamente quello a cui viene venduto questo, 59 euro con la sua batteria da 4 Ah. E tre bussole, esattamente la configurazione del Top Shack. Siccome io so che questo non è quel mostro che tutti dicono, comunque lo voglio confrontare con quest'altro che non ho idea se sia un mostro oppure no. Non utilizzeremo le bussole in dotazione, ma una bussola al cromo molibdeno da 21 mm, perché il mio banco prova, chiamiamolo, utilizza questi bulloni da 21 mm. Qui abbiamo un passo delle viti che è un M14 e sono delle viti 12.9, quindi acciaio ad altissima resistenza. Se utilizzassimo delle viti con passo più largo, tipo M20, probabilmente tutti e due potrebbero raggiungere una coppia ancora superiore. Comunque l'andrò a verificare con questa chiave dinamometrica che mi sono appena comprato e che ho già testato
in un banco prova per chiavi dinamometriche, ho visto che è estremamente precisa. Poi vi lascerò il link in descrizione anche di questa, perché costa veramente poco per essere una 400 Nm. L'unico problemino che ha è che potrebbe essere un pochino più lunga per fare più leva. Bisogna fare parecchia forza per esprimere 400 Nm, però come precisione ci siamo in pieno. Poi magari se volete vi farò anche un video dedicato a questa, perché è molto carina, molto ben fatta. In ogni caso, oggi la utilizzeremo per provare appunto la coppia raggiunta da questi due aggeggi. Ok. Allora, cominciamo a stringere con il Parkside. Batteremo per una decina di secondi sul dado, perché la coppia massima viene sempre raggiunta dopo 10 secondi circa. Dopodiché andremo a misurare con la chiave dinamometrica a che coppia siamo arrivati. Io mi metto le cuffie. A voi abbasserò il volume dell'audio perché faranno un frastuono micidiale. Impostazione massima. Ok, vediamo a quanto ha stretto il nostro Parkside. Il sistema è molto semplice, anche se vogliamo un po' empirico. Iniziamo con 300 Nm impostati sulla chiave. Ecco qua, impostazione 300 Nm, spero che si veda. Se la chiave scatta subito, vuol dire che il nostro Parkside ha stretto ad almeno 300 Nm o più di 300. Se invece vedremo che la chiave fa un po' di rotazione prima di scattare, vuol dire che la coppia è inferiore ai 300 Nm. Ha fatto un po' di rotazione, leggerissima. Il legno scricchiola un po', dovrò fargli una struttura metallica, comunque basta per lo scopo che va bene a me. Ha fatto una leggerissima rotazione. A questo punto mi sono pentito di aver impostato 300 Nm, quindi vado ad aprire di nuovo, a richiudere e imposto una coppia inferiore. L'ho portato a battuta, adesso andiamo per 10 secondi. Ho contato a mente, quindi non saranno 10 secondi precisi, verosimilmente saranno anche qualcuno in più. Ok, adesso impostiamo a 260, si vede 260 Nm, e proviamo a vedere se la chiave scatta subito. Mi aspetto che scatti subito. Non è affatto scattata subito. Allora facciamo un piccolo discorso. Prima avevo un bullone che già aveva lavorato, quindi era già lucido qui. Di conseguenza era più facile, diciamo, avvitarlo e aveva raggiunto una coppia sicuramente superiore, perché con 300 Nm aveva fatto una piccolissima rotazione. Adesso con 260 Nm invece ha girato un bel po' la chiave dinamometrica. E questo vi dimostra che questo tipo di prove, non dico che lasciano il tempo che trovano, ma che vanno bene come prove comparative tra due apparecchi, ma non come prove assolute. Perché ho visto altri video di altri youtuber
dove magari dicevano che un apparecchio fa 230 Nm piuttosto che 300. Per esempio, nelle mie precedenti prove questo aveva raggiunto circa i 280-300 Nm abbondanti anche. Questa volta invece sembrerebbe assolutamente di no, sembra che abbia stretto a meno di 260. A questo punto io vi dirò, lascio stare la prova con la chiave dinamometrica, che sono sicuro essere giusta, cioè la chiave dinamometrica è affidabile di per sé. La chiave dinamometrica è affidabile in un banco prova per chiavi. Il problema non è la chiave dinamometrica, il problema è la sede, come si dice, della vite. Cioè, dato che questa vite era nuova, prendo quest'altra come esempio per farvi vedere, guardate la differenza tra una vite usata e una vite nuova. È estremamente ruvida questa vite. Di conseguenza è chiaro che nel momento in cui io vado ad avvitarla e svitarla alcune volte, potrò raggiungere una coppia di serraggio superiore rispetto a quella di quando la vite è nuova. Questo perché farà meno attrito, cioè è un po' difficile da spiegare. In realtà aprire questa nuova sarà più difficile che aprire questa usata. Ma con questa sembrerà che l'apparecchio abbia raggiunto una coppia superiore. Scientificamente non ve lo so spiegare. Fatto sta che adesso proviamo ad andare a aprire con il Parkside dopo che avevo dato un'altra stretta con la chiave dinamometrica. In teoria dovrebbe farcela, però non è detto. Probabilmente invece vi dico ce la farà. Infatti ci ha messo un po', ma ce l'ha fatta. Adesso che ho lucidato un po' la vite, riproviamo. E andiamo di nuovo, sempre a 260 Nm, a chiudere con la chiave dinamometrica. È scattata quasi subito. Quindi possiamo dire che ha chiuso a 260 Nm, però in queste condizioni, con un M14, con un supporto abbastanza arrugginito, la seconda volta che l'ho fatta andare avanti e indietro, può anche essere che la terza volta mi scatti subito a 260. Ripeto, a questo punto io, più che cercare di capire quanto esattamente chiudono questi due apparecchi, farei delle prove comparative, semplicemente vado a chiudere col Parkside e ad aprire col Top Shack, a chiudere col Top Shack e ad aprire con il Parkside. In base al tempo che ci metteranno ad aprire e se riusciranno ad aprire quello che è stato chiuso con l'altro, capiremo quale dei due è più potente, anche perché a me interessa soprattutto la potenza in svitamento, in senso antiorario, perché è lì la difficoltà. Difficilmente a noi servirà a chiudere a 300-500 Nm una vite. Di solito ci serve chiudere quanto basta e poi andare con una chiave dinamometrica a 110-120 per le ruote. Potrebbe servirci arrivare a 300 Nm per i dadi dei mozzi. Ecco, in quel caso allora sì, potrebbe servirci arrivare a 300 Nm, ma conviene sempre utilizzare una chiave dinamometrica per sapere la coppia alla quale stiamo chiudendo. In ogni caso adesso io voglio vedere quale dei due è più potente, quindi so che ho chiuso con il Parkside e poi ho girato leggermente con la chiave, quindi il risultato è falsato, vado a riaprire e richiudere una terza volta col Parkside. Grazie.
fatto una notevole fatica ad aprire quello che io avevo chiuso a 260 Nm. Comunque richiudiamo solo con lui e poi andiamo ad aprire col Top Shack. Ok. Massima potenza anche per i Top Shack. Ora mi voglio togliere un'altra curiosità però. Chiudiamo col Top Shack e proviamo a vedere con la chiave dinamometrica. È scattata immediatamente. Quindi vuol dire che ha chiuso a più di 260. Ma a me interessa vedere se il Parkside riesce ad aprire quello che ha chiuso il Top Shack. No, sento odore di bruciato e mi fermo. Quindi mi sembra che il verdetto sia chiaro. Per me possiamo andare alle conclusioni. Ebbene, al di là del fatto che ho provato a capire quanto chiudono, ma ripeto, è una prova che lascia un po' il tempo che trova. Perché la prima volta sembrava che avessero chiuso a meno di 260, la seconda volta il Parkside sembrava che avesse chiuso a circa 260, il Top Shack sicuramente a più di 260, ma quei 260 valgono con il mio banco prova, con quella lite. Perché in un altro banco prova con un passo più grosso, tipo un M20 per esempio, con un altro tipo di vite che non sia una 12.9 come quelle che ho usato io, ma per esempio un 8.8 che si snerva di più, cambiano i valori. Di conseguenza l'unico valore che alla fine, l'unica, diciamo, l'unico aspetto che noi riusciamo a valutare è che questo è meno potente di questo e non di poco. Perché dove chiude questo, questo non riesce ad aprire. Dove chiude questo, questo apre in un nanosecondo. Di conseguenza abbiamo veramente un bel mostriciattolo. Un apparecchio che non ho idea se faccia 550 Nm, ma se questo ne facesse 400, questi ne fa di più. E su questo non ci piove. Ora, se questo facesse davvero i 2,50 che ha dimostrato con il mio banco prova, questo ne fa sicuramente di più. E dirò che a telecamere spente ho fatto delle prove e mi è sembrato più o meno, sempre restando con tutte le incertezze del tipo di prova, che questo raggiunga i 360 Nm circa. Però vi dico, sono dei valori che li posso sparare, 400, 360, cioè andatevi a giocare all'otto. Ma in realtà io l'unica cosa che vi posso dire è il Top Shack è molto più potente del Parkside. E vi aspetto poi sul mio canale prossimamente perché aspettate lì, eh.
Perché dicevo, ho altre cosine da provare. E anche qui farò dei comparativi, cioè farò un mega comparativo tra Parkside Top Shack PV3, questo Techpo Brushless da 500 Nm dichiarati, questo Ferrex da 400 Nm che in realtà in qualche video di, mi pare, Bricovideo.ovh, quello youtuber francese che fa più o meno quello che faccio io, sembra che sia potentissimo. Poi ho un altro Parkside, quello a corrente, e anche lì voglio vedere perché sembra che sia più potente a svitare rispetto a quello a batteria, anche se qualcuno dice di no. E poi ho ancora da già provato, ma non l'ho mai confrontato direttamente con questo, il suo fratello, diciamo inferiore, che è identico ma è a spazzole. E poi ho quello invece più piccolo, che anche quello è bello potente, sempre brushless, marcato Popo, ma adesso lo troverete marcato Techpo, è sempre lo stesso apparecchio. Poi avrei anche un Makita, ma quello fa 1000 Nm. Siamo, diciamo, un po' fuori scala, però lo potrei tenere come termine di confronto. Cioè avere una cosa che so che è potentissima e poi voglio vedere se questi trappolini qua riescono a svitare qualcosa chiuso con quello tipo potrebbe essere. Fatto sta che io vi aspetto sul mio canale, vi invito a mettere pollicione nero, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità e utilizzare tutti i link in descrizione che lascio per fare acquisti su Amazon e su Banggood. Non spendete nulla di più e viene una piccola commissione al canale. Questo, per esempio, vi lascio anche il link se è disponibile, se no comunque vi lascio il link degli altri due fratelli che so essere eccezionali tutti e due. Questo non esiste il link, lo trovate all'Aldi, quando lo trovate, un po' come i Lidl, stessa cosa. E vi lascio anche il link per il Makitone, aspetta che ve lo faccio vedere. Questo pesa 3 kg. Questo è una bestia, pesa 3,7 kg con la batteria, ha una potenza che se lo usate per le ruote della macchina rischiate di spaccarli, dovete stare attenti, è una cosa esagerata. Però quello che io non mi aspettavo è che funziona benissimo anche con le batterie compatibili che ho io, non ho batterie originali Makita perché... Questo così com'è l'ho pagato 255 € su Amazon, che è una cifra tutto sommato abbordabile se abbiamo già qualche batteria compatibile. Se lo dobbiamo comprare completo, andiamo a cifre da capogiro. Comunque anche questo arriverà prima o poi sul canale, prima lo devo testare ben bene. Dimenticavo di salutare gli amici dei gruppi Utensili Multitool e e-commerce China, perché poi andrò a mettere il mio video anche sui loro gruppi. E questi sono proprio quei classici attrezzi cinesi che poi troviamo su quei gruppi. E naturalmente vi ricordo anche il mio gruppo, mio di Il Bona DIY e di Salva Racing, il consorzio manutentori indipendenti. Finalmente l'abbiamo creato anche su Facebook e vi invito a venire ad iscrivervi. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!